Esiste un luogo in cui ogni individuo può sentirsi libero. Una fenditura in cui la vita di un uomo è in armonia con se stesso e la natura. Così come il palco di un cervo si rinnova, generando corna più numerose, lunghe e forti, ogni uomo può strapparsi di dosso l'etichetta con cui viene identificato per realizzarsi secondo le proprie inclinazioni. Una storia drammatica e avvincente. Un sogno comune che, da utopia, diventa realtà. Un'epoca che ha determinato grandi cambiamenti e opportunità, dal 68 agli anni di piombo, dai grandi raduni rock fino ai giorni nostri. Sandro. Elio. David. Tre anime apparentemente sconnesse, legate da un profondo senso di ribellione contro una società ingiusta e prevaricatrice. Una condivisione di valori che fonde la diversità di esperienze, di ambienti sociali, di genere, di religione, per concepire un progetto utopico, ideale e ambizioso, figlio della giustizia e dell'uguaglianza. Un'oasi di libertà. Primo premio letterario Mangiaparole, Roma. Primo premio letterario Casentino, Arezzo. Secondo premio Concorso Internazionale di Narrativa Maria di Corato, Milano. Secondo premio I Murazzi, Torino. Un romanzo di Sergio Clerici. I cervi non muoiono mai. Nelle librerie e nei migliori store online. Segui lo scrittore su sergioclerici.it. Il progresso dell'umanità è il frutto di chi sa sfidare gli stereotipi e i pregiudizi. Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce della sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido. Albert Einstein.